Ho pensato a lungo a che video fare una volta raggiunti 10.000 iscritti. È da 1.000 iscritti che ci penso, letteralmente. Cioè, non da quando sono arrivato a 1.000, ma da 1.000 fa 9. Avete capito, no? Spero. 10.000. Cioè... Dicevo, ho pensato a lungo a che speciale fare. Reaction ai video vecchi? Lo fanno tutti. Contest? Ne faccio già senza che ci siano occasioni particolari. Un video con dei bloopers, magari, e sì, poteva andare, però non sarebbe stato così speciale. Che poi 10.000. Cioè... riuscirò a trovare il modo di esprimermi. Eppure, nonostante ci abbia pensato a lungo, non mi è venuto in mente nulla. Ed è strano perché, solitamente, quando mi metto a pensare seriamente a una cosa, mi vengono in mente un sacco di idee. E invece, questa volta, zero. 10.000. Cosa devo dire? Volevo qualcosa che rispecchiasse un po' il canale, e forse è proprio per questo che non sono riuscito a trovare nulla. Perché il canale sta cambiando. E anche se magari sono cambiamenti di per sé piccoli, anche se magari sono molto graduali, l'insieme si sta modificando parecchio. Ce la faccio. Giuro che ce la faccio. Tuttavia, nonostante ci siano state delle novità negli ultimi mesi, il cambiamento è ancora praticamente all'inizio. Semplicemente perché queste modifiche sul canale corrispondono a dei cambiamenti nella mia vita. E, come per tutto il resto, è una cosa lenta, che richiede tempo. Cioè, boh, quando ho aperto il canale, 1.000 iscritti erano il traguardo da raggiungere, erano la vetta. Quando ho iniziato questo cambiamento ero un po' spaventato, non ve lo nascondo. E non sto parlando solo di YouTube, ma di un sacco di cose, a partire dalla scuola di videomaking. Cioè, sono cose che decideranno il mio futuro, sono cose che amo, ma che non mi basterà amare, dovranno diventare il mio lavoro. 10.000. 10.000 iscritti erano... erano una cosa semplicemente impossibile, cioè con 10.000 iscritti eri uno dei grandi. Eppure io sto in fissa e questo traguardo dei 10.000 iscritti non poteva arrivare in un momento migliore. Io sono veramente felicissimo per questa scuola di videomaking, per il fatto che l'ho sognata a lungo e finalmente ci sono, e l'aver raggiunto un traguardo così importante sul canale mi fa stare in fissa anche per questo. Non riesco neanche a figurarmi 10.000 persone, cioè quanto... casa mia è intasata quando siamo in 10, ma 10.000. Ok, solo 10.000? Cioè ci sono youtuber che ne hanno milioni e io sto in fissa per 10.000? Sì, perché è vero, pensando a quanto sia piccolo il mio canale, non mi sembra un gran traguardo, ma non è così. Mi basta ripensare a quando ho iniziato, a quanto impegno mi abbia richiesto il raggiungimento di questa meta, a quante soddisfazioni, delusioni ed emozioni in generale mi abbia dato questo canale, per rendermi conto che è un grandissimo traguardo. Io non so, o meglio, lo so cosa dovrei dire. Che poi a voi magari sembrerà strano, emozioni per un canale YouTube? E invece sì, perché quando qualcosa che fai ti appassiona così tanto da metterci tempo, soldi ed energie, è normale che poi sia legato a delle emozioni. Lo so cosa dovrei dire, ed è una cosa tanto banale quanto necessaria. Perciò 10.000 iscritti sono un traguardo enorme per me e nessun video, nessuno speciale, niente di niente potrebbe essere all'altezza e potrebbe esprimere la soddisfazione del vedere questo numero accanto al nome del proprio canale YouTube. E mi dispiace, sarà banale, sarà scontata, però è l'unica cosa da dire. I video particolari arriveranno, le reaction, i contest, i bloopers, così come tantissimi altri contenuti che sto cercando di creare e portarvi. Arriveranno, anche senza un motivo specifico come potrebbe esserlo questo. Tuttavia, ora, adesso, in questo momento, c'è solo una cosa da dire. Simone! No, non ce la faccio, anche in un video come questo non riesco a non fare l'idiota, è più forte di me. Ma tanto lo sapete che cosa vi devo dire. Grazie. Grazie ad ognuno di voi. Grazie a chi si è iscritto anni fa, a chi l'ha fatto oggi e a chi lo farà domani. Grazie anche a tutti quelli che si sono iscritti e ora non lo sono più. Anche voi mi avete dato una grandissima mano a crescere. Grazie perché in questi anni mi avete sostenuto, mi avete dato suggerimenti e consigli e mi avete incoraggiato. Grazie. Io non posso dire altro e non posso che sperare che continuerete ad apprezzare ciò che faccio. Anche se a volte lo faccio in maniera un po' idiota, e anche se i cambiamenti richiederanno del tempo. Grazie. Lo so, nella prima parte sono stato un po' impacciato, alla fine ho anche guardato in camera, però capitemi, è la prima volta che faccio una cosa del genere.
In ogni caso, grazie per questa intervista.